della squadra per quanto riguarda invece il mondo delle assicurazioni e polizze. Accanto a me qui a Milano c'è il rappresentante di Confartigianato Carrozzieri Liguri e il suo presidente Giovanni e Giuseppe, soprattutto Pace. Benvenuto dottor Giuseppe Pace. Grazie. Invece mi collego con Roma, Fabrizio Premuti, presidente anche lui, ma dell'associazione dei consumatori Consumer. Ben ritrovato Fabrizio. Buonasera, grazie, ben trovati a tutti voi. Fabrizio, ti cedo subito la parola perché il tema è caldissimo. Mi riferisco al disegno di legge sulla concorrenza per quanto riguarda la parte delle assicurazioni. C'è sicuramente tutto ciò che riguarda le RC auto, ci arriviamo tra pochi minuti, ma c'è tutta la parte degli indennizzi dopo gli incidenti stradali, perché viene eliminato il danno morale, correggimi se sbaglio, non è così chiaro, però sembra che attraverso un gioco di parole questo è esattamente il punto. E viene messo finalmente il tetto agli indennizzi. Dico finalmente perché quanto chiedono le compagnie assicurative ormai da 8 anni. E cosa succede sul fronte degli indennizzi dopo gli incidenti stradali, Fabrizio? Beh, intanto diciamo subito che gli indennizzi per quanto riguarda il danno alle persone vanno divisi in micropermanenti e macropermanenti, quindi piccoli, come dire, piccole lesioni fino al 9%. Oddio, poi vicino al 9% tanto piccole non sono, e poi le macro lesioni dal 10% in più. Beh, diciamo però anche una cosa, ancora prima di entrare nel merito dei due grandi campi degli indennizzi alla persona, che il governo ha varato sì un DDL, un disegno di legge, e all'interno di questo DDL non c'è solo l'RC auto, c'è tutto il mondo, c'è i professionisti, le banche, telecomunicazioni, l'energia e chi più ne ha più ne metta. Io avanzo una mia ipotesi che ho già avuto modo poi tra l'altro di spiegare nei giorni passati. Secondo me è stato fatto un DDL, non un decreto legge, perché le liberalizzazioni in Italia non si vogliono fare, questo è il punto reale della partita. E cosa intendi dire Fabrizio che le liberalizzazioni non le si vogliono fare? Hanno appena fatto questo disegno di legge sulla concorrenza? Ma appunto, ma il disegno di legge andrà in Parlamento, e in Parlamento sappiamo benissimo qual è il gioco delle parti, le lobby che interverranno, chi tirerà a destra, chi tirerà a sinistra, non uscirà fuori niente, se dovesse uscire fuori qualcosa, come nel passato probabilmente avremo soltanto delle ricadute negative, niente di meditato ma soltanto per accontentare quella lobby o l'altra lobby, una volta vincono i farmacisti, una volta vincono gli avvocati, una volta vincono... Ma i consumatori io però francamente li ho visti vincere raramente, e quando hanno vinto non era un disegno di legge ma era un decreto legge, e che diventò legge era la 40 del 2007, quella varata da Bersani. Quindi stai facendo una previsione, Fabrizio, non andrà in realtà, non verrà varato questo disegno di legge, non sarà una legge? Assolutamente sì, la mia previsione è che se diventerà legge probabilmente tra 2 legislature, quando avranno accontentato tutte le lobby che insistono su questo disegno di legge che all'interno contiene di tutto e di più. Sentiamo comunque, se anche Giuseppe Pace, ritorno da te tra un attimo, però voglio capire se stiamo impostando tutta una puntata sul fatto che poi in realtà non si concretizzerà. Allora anche secondo me questo disegno di legge, ha sentito Fabrizio Premuti da Roma, in realtà è un ballon de sé, cercano di capire quello che succede ma non diventerà mai legge. D'accordo. Io non sono dello stesso parere, nel senso che sono diverse legislature che si prova a fare questo regalo alle compagnie di assicurazioni. Quello che viene richiesto oggi con questo disegno di legge è esattamente quello che è stato richiesto con l'articolo 29 del decreto Monti, con il governo Monti, e con l'articolo 8 del governo Letta. Però effettivamente tutti e due, soprattutto quello del governo Letta, era stato immediatamente stralciato. Anche l'articolo 29 era stato stralciato perché c'era stato fortunatamente una forte informazione, ecco perché diciamo che queste modifiche sull'RC auto credo che porteranno solo a dei disastri, ecco, a delle distorture di mercato. Allora, secondo Fabrizio Premuti non andrà in porto, secondo Giuseppe Pace invece andrà in porto perché alla terza volta riusciranno a farle approvare. Torniamo da Fabrizio, torniamo a Roma, che cosa dovrebbe
cosa succederebbe se, contrariamente alla tua previsione, andrà in porto il disegno di legge sulla concorrenza? Partiamo dall'indennizzo dopo l'incidente stradale. Che cosa succederebbe stando alla formulazione come uscita dal Consiglio dei Ministri di una settimana fa? Fabrizio. Beh, parliamo chiaramente del danno alla persona. È chiaro che quando parliamo di microlesioni, quelle che vanno da 0 a 9 punti di invalidità permanente, assisteremo a una riduzione, ma è una riduzione che si è già consolidata negli ultimi 3 o 4 anni. Innanzitutto c'è una rilevazione da fare, che viene risarcito esclusivamente quel danno che viene poi all'analisi oggettiva rilevato da elementi strumentali. Quindi quella che non verrà più pagata è la sindrome soggettiva, cioè la persona che dice: ma io ho un dolore. Benissimo, se il dolore viene riscontrato da un esame strumentale, questo sarà comunque indennizzato, e sarà indennizzato secondo le tabelle che almeno negli ultimi 2-3 anni il danno morale lo vedevano già molto molto ridotto. È chiaro che c'è una diminuzione nel risarcimento, non sto dicendo che non ci sia.